Invece tocca ad Ilaria Caserini. Ciao Ilaria, benvenuta. Ecco, Ciao a tutti, ciao. un'altra autrice del collettivo Scrittori Uniti. Ilaria, parlaci un po' di te, dici chi sei, quello che fai. Sì, allora io sono Ilaria Caserini e sono una donna di 40 anni, impiegata come lavoro ufficiale, diciamo, e per passione scrivo. Ho pubblicato il mio primo romanzo a maggio e scrivo anche poesie. Infatti ho pubblicato una raccolta di poesie un mesetto fa. Ah, interessante, io poi adoro le poesie. Bene. Bene, allora, se vuoi. Vabbè, sì, ci sarà modo, ci sarà modo. Allora, dici un po' come nasce questo amore per la scrittura. Allora, io ho sempre amato leggere prima e scrivere poi, fin da bambina. Passavo intere giornate anche a scrivere, era una cosa che mi è sempre piaciuta appunto fin dalle scuole elementari. E poi Certo. piano piano, col tempo, crescendo, maturando, diciamo che ho anche pensato di pubblicare qualcosa di mio e così è stato. Appunto pubblicato, come dicevo prima, il primo romanzo a maggio. Ecco, parlaci appunto di questo tuo romanzo. Allora, il mio romanzo si intitola Autopsia di un'emozione, è un romanzo che parla di depressione, è un romanzo che corre su due trame parallele e da una parte abbiamo Anna, giovane donna dei giorni nostri che soffre di depressione e dall'altra parte invece abbiamo Egidio, uomo degli anni 50, internato in un manicomio in quanto non capace di condurre una vita normale. Quindi abbiamo questo libro che si sviluppa su queste trame che si intrecciano. C'è qualche colpo di scena Certo. mi sono orientato per non spoilerare. Eh no, giustamente, giustamente, eh sì, assolutamente sì. Ecco, tu, come dicevo, sei autrice che fa parte del collettivo Scrittori Uniti, come ti trovi? E magari dici un po' quali fiere sarai presente. Sì, allora, il collettivo Scrittori Uniti è qualcosa di eccezionale perché è appunto un'associazione di scrittori che insieme cercano di farsi pubblicità, aiutarsi a vicenda e di vendere anche i propri libri. È davvero un'occasione preziosa e veramente utile. Infatti, colgo l'occasione anche per ringraziare Claudio Secci, che è uno dei fondatori, Sì. che ogni giorno lavora sodo per aiutare questi scrittori esordienti a far sentire la loro voce. Ecco. Sì, io ho partecipato a diverse fiere con il collettivo Scrittori Uniti, ultimamente a Sesto Rilevante, poi a breve, a gennaio 2020, avremo la fiera di Milano al Salone della Cultura e a maggio andremo invece al Salone del Libro di Torino, che è una delle fiere principali italiane, ecco, diciamo. Sì, esattamente, esattamente. Ci sono progetti in vista per te, anche editoriali? Sì, allora, beh, innanzitutto a dicembre, il 13 dicembre, ci sarà la mia seconda presentazione, perché ne ho già fatta una al mio paese d'origine, Casal Pusterlengo in provincia di Lodi, e questa presentazione ci sarà poi anche a dicembre in un paese vicino, sarà qua al Porto, perché mi è stato chiesto da un gruppo di lettura di organizzare un nuovo evento simile al primo, perché comunque il libro sta, diciamo, piacendo ai lettori della mia zona e vorrebbero scambiarle parole con me. Quindi il 13 dicembre sarò qua al Porto in provincia di Lodi. Bene, bene, ma progetti di altri libri per il momento no? Stai Sì, scrivendo? allora, no, diciamo che sì, certo, c'è un altro sogno nel cassetto, un altro romanzo nel cassetto e è tra l'altro un libro collegato al primo, è un romanzo, ecco, solo che appunto essendo impiegata, lavoratrice, sono mamma anche di un bimbo piccolo, quindi insomma sono anche impegnata politicamente, quindi diciamo che ho una vita abbastanza intensa, quindi il sogno c'è. Vediamo se riesco, ecco, sì, Certo. il desiderio c'è ed è forte, certo, di continuare. Bene, bene. Quindi